i primi indirizzò gli studi anatomici nelle nuove vie aperte dal microscopio. Così il premio Nobel Camillo Golgi ricordava Filippo Pacini a 2 anni dalla sua scomparsa, nel 1885, sintetizzando l'opera del grande scienziato pistoiese. A Pistoia Filippo Pacini era nato, infatti, il 25 maggio 1812, in una famiglia di origini modeste. Seguì studi religiosi presso il seminario vescovile di Pistoia, studi filosofici e fisici nel liceo della Sapienza e studi medico-chirurgici nella scuola dell'ospedale del Ceppo. Matricolatosi a Firenze in chirurgia, svolse l'incarico di giovine di Camposanto, cioè dissettore, giovane chirurgo di settimana e poi secondo giovine chirurgo di medicheria, laureandosi a Pisa in chirurgia nel 1839 e in medicina nel 1840. Dopo alcune esperienze di lavoro e di docenza presso l'Università di Pisa, dal 1847 si trasferì a Firenze. Qui ebbe l'incarico dell'insegnamento di anatomia descrittiva nel liceo e di anatomia pittorica nell'Accademia di Belle Arti. Dal 1849, anno in cui divenne membro del Collegio Medico Fiorentino, rivestì il ruolo di professore di anatomia sublime e delle regioni del corpo, mutato successivamente in anatomia istologica e delle regioni del corpo e nel 1872 in anatomia topografica ed istologica, dando una svolta decisiva all'insegnamento di questa disciplina. Pacini aveva condotto le prime ricerche a Pistoia, nella villa di Scornio, di proprietà di Niccolò Puccini, celebre intellettuale, mecenate, filantropo. Niccolò Puccini mise a sua disposizione anche un microscopio, costruito da Giovan Battista Amici, direttore dell'Osservatorio Astronomico La Specola di Firenze. È un oggetto particolarmente prezioso perché fu messo a disposizione da Niccolò Puccini, che ne era proprietario, di Filippo Pacini. E quindi è lo strumento, il primo strumento, il primo microscopio sul quale Filippo Pacini, che per l'appunto soggiornava proprio nella villa Puccini a Scornio, iniziò le sue ricerche in campo anatomico e istologico. Nel 1835 Pacini presentò alla Società Medico-Fisica Fiorentina una relazione in cui illustrava la scoperta dei corpuscoli dei nervi digitali, responsabili della percezione della sensazione tattile e della pressione profonda. I corpuscoli sensitivi che portano il nome di Filippo Pacini furono scoperti nel 1835, quando era ancora uno studente, e a questa sua scoperta non fu dato alcun credito per il momento. Dopo le sue pubblicazioni sull'argomento vennero definite anche da numerosi colleghi tedeschi, Köllicher e altri, proprio furono chiamati Pazzinische Körperchen, cioè i corpuscoli di Pacini. Peraltro di questa scoperta gli fu in qualche modo tolta la paternità quando Henle trovò una nota di Vater della metà del Settecento, in cui descriveva questi corpuscoli senza peraltro averne individuato la natura. In realtà si tratta appunto di corpuscoli sensitivi, di terminazioni nervose organizzate, rivestite con questo rivestimento a sfoglia di cipolla, all'interno del quale si trova una fibra nervosa periferica incapsulata, e questi corpuscoli sono responsabili essenzialmente della sensibilità tattile, pressoria, profonda. In particolar modo sono sensibili alle vibrazioni. Studiò approfonditamente anche il sistema nervoso, realizzando preparati di grande raffinatezza oggi conservati presso il Museo Anatomico dell'Università di Firenze,
al cui interno creò un vero e proprio museo micrografico. Colpito dalla portata della scoperta di Pacini, il Granduca di Toscana gli aveva donato un microscopio assai più potente, la cui proprietà fu oggetto di una lunga querelle tra Pacini e l'Università di Pisa nel momento del suo trasferimento a Firenze. Le innovazioni introdotte da Pacini nella costruzione dei microscopi sono innumerevoli e confermano quella simbiosi tra il ricercatore, il tecnico, il docente, che rende la sua figura assai singolare. I microscopi, senza voler entrare nei dettagli, hanno alcune particolarità interessanti che erano state apprezzate da altri microscopisti. Ad esempio, questi due microscopi erano considerati particolarmente solidi per le osservazioni e avevano un tavolino grande sul quale si potevano manipolare facilmente i preparati anatomici. Ricordiamo che Pacini ideò, diciamo, migliorò anche un compressore che era un piccolo strumento da usare col microscopio che permetteva di schiacciare fra due lastre di vetro un preparato per migliorare le osservazioni. Poi abbiamo un microscopio binoculare che permetteva quello che oggi si chiama la 3D, cioè una visione binoculare, una visione in maggior profondità, ma forse il microscopio più singolare è questo, detto microscopio chimico e fotografico. Bisogna dire subito, non è un'invenzione del Pacini questo sistema, comunque Pacini migliora, propone questo microscopio che, contrariamente agli altri, dove la luce viene riflessa dal basso, passa al preparato, attraversa poi l'obiettivo, l'oculare, il preparato è illuminato dall'alto, la luce attraversa il preparato, viene riflessa da un prisma verso l'alto dove l'osservatore può guardare. Perché è chimico e perché è invertito questo microscopio? Perché appunto veniva utilizzato, ad esempio, per osservare delle reazioni chimiche che potevano svolgere gas, far bollicine, eccetera, che viste dall'alto non sarebbe stato possibile avere una buona osservazione, mentre vista dal basso, senza il disturbo di eventuali vapori, era possibile compiere osservazioni migliori. Era detto anche, denominato anche fotografico, perché probabilmente con un piccolo accorgimento dietro si sposta il prisma, si poteva inviare la luce non nel tubo con l'oculare, ma verso un tubo che veniva accostato a una macchina fotografica. Nel 1854, durante la pandemia di colera scoppiata a Firenze, Pacini esaminò sistematicamente il sangue, le feci, le alterazioni delle mucose intestinali dei soggetti morti di colera. In questo modo poté dimostrare la presenza nella mucosa intestinale di milioni di elementi che chiamò vibrioni. Contro la teoria allora imperante dei miasmi, sostenne che il contagio era dovuto alla trasmissione interumana di questo microorganismo, gettando le basi dell'infettivologia. La sua scoperta, completamente ignorata dalla comunità scientifica, venne riabilitata nel 1884, quando Robert Koch, fondatore della batteriologia, all'oscuro della scoperta di Pacini, descrisse nuovamente il vibrione. Ma nel 1966 il Comitato Internazionale sulla Nomenclatura adottò ufficialmente la denominazione di vibrione del colera Pacini 1854 per indicare l'agente responsabile del colera. Innumerevoli sono i contributi scientifici di Pacini, dall'anatomia alla fisiologia, alla medicina legale. Nel 1870, inoltre, sviluppò un metodo per la respirazione artificiale, basato sulla mobilitazione ritmica degli arti superiori nel paziente privo di coscienza, che consigliò per resuscitare le persone annegate o avvelenate da narcotici. Nonostante gli innegabili successi delle sue ricerche, Pacini lamentò spesso la tangibile ostilità dell'ambiente scientifico,
come prova la mancata assegnazione del premio dell'Accademia dei Lincei. Morì il 9 luglio 1883 a Firenze, nella sua abitazione in via Fiesolana. Fu sepolto nel cimitero della Misericordia, ma nel 1935 i suoi resti furono traslati a Pistoia, insieme con i resti di altri due celebri anatomici pistoiesi suoi contemporanei, Atto Tigri e Filippo Civinini. Furono tumulati nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, nel complesso monumentale dell'ospedale del Ceppo, dove nel 1830 Filippo Pacini aveva cominciato quel percorso di studi che lo avrebbe portato a diventare uno dei padri fondatori della moderna istologia.